Salve a tutti ragazzi, benvenuti nell'ultimo video che vede la conclusione di questa serie di video che ci hanno accompagnato nell'importanza del Rakiten in tutta la sua forma. Oggi dovremo... Parliamo della scoliosi. L'altra volta spoilerato lui. Oggi spoilerò io. Oggi è andata proprio parliamo in gamba tesa. Oggi della scoliosi. Quindi, okay. Fondamentalmente, ragazzi, l'argomento di oggi è la scoliosi. Lo devi dire per forza. Oggi di cosa vogliamo parlare? della scoliosi. Okay. Fondamentalmente abbiamo visto cosa succede alle curve, ok? Quindi cifosi e lordosi se sono ipero ipo, ok? Fondamentalmente sì. Vediamo però tutti i video, dateli a vedere che sono interessantissimi, molto interessanti. Se ve lo dice lui vi dovete fidare, no? Per forza lo diciamo in sport che non lo fai. Se invece andiamo a prendere le deviazioni appunto della colonna vertebrale in senso, parliamo in linguaggio non tecnico, laterale, quindi cosa succede? C'è questa patologia che si chiama scoliosi. Ok, le scoliosi sono state classificate, misurate, cioè c'è una letteratura sulla scoliosi enorme, ma vi basti sapere che l'80% delle scoliosi sono di origine idiopatica. Che cosa vuol dire idiopatica? Cioè sembra quasi un'offesa sconosciuta, cioè... Hai fatto vomitare la maggior parte degli utenti, forse, con idiopatica. Sì, no, fondamentalmente quando non si riesce a dare una causa certa alla scoliosi, si dice che sta scoliosi è idiopatica. Non si sa. Quindi cos'è? Idiopatica. Facile. Il video finisce qui. Ciao. Ok, ci vediamo alla prossima volta. Spero che vi sia piaciuto. Un buon allenamento da In Sport. No, ok. Parte tutto, quindi cioè ci sono diversi metodi per misurare l'inclinazione di questo angolo, quindi per vedere l'ampiezza, per vedere che cosa sta succedendo, se la scoliosi è combinata, si misura con un determinato metodo, e c'è Plissier, c'è Cobb, e ci sono tantissime cose. Fondamentalmente la scoliosi è questa deviazione appunto laterale del rachide. Cosa succede? Finché è una deviazione, in un determinato senso, ci sono delle conseguenze. Poi può essere addirittura combinata. Quindi abbiamo per esempio la parte del dorso che devia a sinistra mia, quindi destra vostra. La parte lombare che devia a destra mia, quindi sinistra vostra. Quindi abbiamo questa persona che è così fondamentalmente. Ha una doppia curva che poi la seconda curva, quindi si deve sempre capire da dove parte, perché magari la seconda curva è compensativa. Quindi che cosa succede? Succede che la prima cosa da fare a livello kinesiologico quando abbiamo un cliente, paziente scoliotico, è il bending test. Cioè ci mettiamo dietro al paziente e gli chiediamo di piegarsi, ok? Quindi se ha una scoliosi vedremo subito che cosa, un gibbo. La gobba, Notre Dame, il gobbo di Notre Dame, Quasimodo. Sì, stiamo scherzando, quella... Cioè, è come si misura? Ci sono 3200 metodi per misurarla, c'è lo scoliosimetro, il gibbosimetro, c'è ovviamente la griglia posturale per vedere se, già sulla griglia posturale, facendo mettere il paziente davanti a questa griglia, riusciamo a vedere se magari una spalla è un po' più alta, un po' più bassa, quindi magari si va da un dottore che magari è poco attento, ti dice: ah, è la spalla destra più alta e quella sinistra più bassa, però non guarda la colonna vertebrale, quindi non diagnostica per esempio una scoliosi. Questo è il problema. Diciamo che le scoliosi entro certi gradi sempre non danno problemi fondamentalmente, quindi se è una scoliosi lieve un individuo nemmeno sa di averla. Il problema è che andando avanti con l'età, oppure trascurando una scoliosi giovanile, quindi cosa succede? Succede che questa scoliosi si instaura, peggiora ed è la fine, cioè nel senso dà dei problemi anche abbastanza gravi. Può essere causata per esempio da da fattori genetici, da fattori sconosciuti,
Nel senso, una persona può avere una scoliosi così. O da traumi. Oppure c'è quella traumatica. C'è, per esempio, sì, una postoperatoria. Per esempio, pensiamo ad un periodo di allettamento. Se l'allettamento, anche l'allettamento, non viene, nell'allettamento non viene tenuto una posizione corretta, possiamo avere l'instaurarsi di determinate patologie, come per esempio la scoliosi. Quindi c'è un disequilibrio fondamentalmente. Pensiamolo in maniera semplice, al disequilibrio tra emicorpo sinistro ed emicorpo destro. Metà del corpo sinistro, metà del corpo esattamente. Destro. Cerchiamo di tradurlo in termini... In termini più semplici. Quindi che cosa c'è da fare? Sempre da buon trattamento kinesiologico, rilassamento, ok, dei muscoli che lavorano troppo, e potenziamento e trofismo, quindi dei muscoli che non lavorano fondamentalmente, o lavorano poco, o lavorano poco. Quindi sulla scoliosi ci sarebbe da dire, da fare, c'è da dire tanto, tantissimo. C'è da dire e da studiare ancora tantissimo, perché a mio parere è impossibile che si identificano come idiopatiche l'80% delle scoliosi. No, ma perché poi comunque c'è quella con la rotazione del corpo vertebrale, comunque sì, del bacino, un arto più avanti, un arto più dietro. Cioè, ci sono quelle cose della disi. Ci sono quelle, credetemi, le scoliosi ce ne sono veramente tante. Di scoliosi c'è tanto da parlare, tanto da studiare e tanto anche da intervenire. Sì. Cioè ogni scoliosi, non puoi categorizzare le scoliosi, perché ognuna ha la propria peculiarità, essendo che siamo tutti diversi. Diversi, appunto. Ognuna ha la propria peculiarità, quindi ogni paziente, ogni persona ha un tipo, ha poi un modo di approcciarsi alla patologia in maniera differente. Sì. Quindi possiamo vedere magari un ragazzino che viene convinto nel giro di un anno quello lo scoliosi non c'ho più, perché era adolescenziale, era giovanile, è riuscito a capire, ok, dov'è il disequilibrio, dove sta l'atteggiamento posturale errato, e qui sull'adolescente magari la moda di portare lo zaino alla spalla l'abbiamo fatto tutti. Sì, l'abbiamo fatto tutti, ma fondamentalmente poi magari abbiamo capito che quando poi andavamo a sgobbare nei campetti ci facevamo male alla schiena, dice aspetta un attimo che lo zaino non me lo porto proprio a scuola. Naturalmente questo, si traduce nell'attività fisica in diversissimi modi, perché ci sono alcune scoliosi, per esempio anche con la rotazione del busto e quant'altro, che vanno, come abbiamo detto anche nei video precedenti, che vi invito sempre ad andarle a vedere, una chiusura anche delle coste. Chiusura delle costole. Comunemente le costole, comunque questa parte qua, toracica. Le costole. Oh. Capito? E quindi niente, anche questo poi si traduce nell'attività fisica. Si traduce nel fatto che, per esempio, non si riesce a respirare, abbiamo mal di schiena. Nella mia professione di preparatore atletico, per esempio, ho un ragazzo che si è dovuto fermare a uno stop durante la preparazione atletica, per giunta, quindi cosa doppiamente grave, però si è dovuto fermare perché ha questa scoliosi che è abbastanza marcata e importante, sì, a seguito appunto di visita ortopedica e raggi, ok, di una radiografia. Ho visto sto ragazzo ha uno stop di una settimana e mezza. Farò fare esercizi di stretching, ovviamente, di rilassamento, però per il dolore, perché poi ovviamente si va a caricare durante la preparazione atletica, questo ragazzo starà fermo con delle punture, okay, prima di andare a dormire, quindi ha determinati problemi. Succede che è un danno per l'atleta, per il ragazzo, un danno per la squadra. E pensiamo a una persona invece che non è uno sportivo, ok? Fa sport magari saltuariamente, però ha un lavoro abbastanza impegnativo. Sì. Quindi che cosa succede? Succede che la persona non può lavorare. Se non si lavora non si bagna, non si mangia. Cioè, diventa abbastanza complicato, ecco, complicato andare ad affrontare la vita quotidiana di tutti i giorni, e magari anche
il semplice prendere in braccio un bambino, sì, diventa complicato. Diventa complicato. Quindi attenzione, 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 è sempre e comunque tenere un atteggiamento posturale corretto, tenere delle abitudini di vita corrette e sane, e soprattutto quando c'è qualche problemino, sempre andare a non vergognarsi, ma andare dallo specialista, andare da un kinesiologo che magari anche in palestra può dire: guarda, c'ho un mal di schiena. Il kinesiologo che cosa è, allora dice, può dare un'indicazione. Ovviamente poi, se il kinesiologo nota che c'è un problema, vi manderà dallo specialista. Ricordiamo che l'attività motoria viene consigliata, diciamo, per tutti, ok? I casi in cui l'attività motoria non viene consigliata sono veramente pochi, e questo purtroppo rientra in uno di questi. Naturalmente se si sono determinati gravi. Comunque, ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto e vi invito come al solito a commentare, lasciare dei suggerimenti e iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Per il resto vi diciamo semplicemente di stare attenti, testa allo sport, perché lo sport si fa con la testa, e niente. Buon allenamento da In Sport, ciao!